Fiat mamma snaturata, chissà. Per intanto lo stabilimento Stata di Melfi, giorno dopo giorno, sta ricevendo attacchi da parte di sindacalisti e semplici cittadini. All'interno dell'avveniristica fabbrica di autovetture situata nella piana di San Nicola di Melfi si respirerebbe aria pesante per i giovani lavoratori dalla tuta verde amaranto. A differenza di alcuni manutengoli, alternativa sindacale della FIOM CGL presso la SATA ha sempre denunciato a gran voce le varie organizzazioni sindacali di non difendere adeguatamente i giovani operai alle dipendenze del colosso automobilistico torinese da presunti atti irregolari messi in atto dagli uomini dell'avvocato. Per alternativa sindacale ci sarebbe un uso improprio di contestazioni disciplinari che la Fiat SATA attuerebbe nei confronti dei suoi lavoratori. Non passa giorno che decine di lettere di addebiti verrebbero, sempre a detta di molti giovani fiatizzati, recapitate per futili motivi. Questa prassi, sempre secondo le RSU di alternativa, ha raggiunto l'assurdo con contestazioni e sospensioni da una a due giornate lavorative per l'accusa, ad esempio, di mancato avviso telefonico nei casi di malattia, quando poi invece da verifiche effettuate tramite i tabulati della società telefonica si sarebbe dimostrato, sempre a detta di alternativa, l'esatto contrario. Ma quello che sembra raccapricciante, denuncia alternativa, è che si sia arrivati addirittura ad emettere provvedimenti punitivi per disattenzione verso lavoratori vittime di incidenti sul lavoro. Ecco perché, aggiunge alternativa sindacale, manca da parte del sindacato stesso una risposta ferma ed efficace contro le presunte pressioni, i ricatti e le discriminazioni. Dimostrazione della verità dell'indifferenza, alternativa la individua nell'assenza di eventuali ricorsi agli uffici provinciali del lavoro. È chiaro, conclude alternativa sindacale, che gli operai, trovandosi con ritmi di lavoro assillanti e carichi esagerati, si ammalino e subiscano invalidità. Ma questo alcuni damerini e specialmente portaborse evitano di denunciarlo. Il lavoro in Fiat è così come lo aveva immaginato? Ma non so come risponderle, perché io la realtà della Fiat non ne abbiamo mai avuta, in realtà di fabbrica, specialmente metalmeccanica pure. È un qualcosa di nuovo, era un qualcosa di nuovo, adesso non è più un qualcosa di nuovo. Quindi non so che cosa significava lavorare in fabbrica. Quello che vedo adesso è che il lavoro di fabbrica è un po' particolare, un po' anche duro da un certo punto di vista, soprattutto per la turnazione che c'è in questa fabbrica e per altri motivi diversi, per esigenze sociali anche, che non ti permette più di tanto di fare una vita sociale come uno la faceva prima, perché c'era un po' più tempo libero prima, adesso un po' di meno. Quindi è difficile rispondere a questa domanda, perché non si conosceva il lavoro di fabbrica prima, adesso si conosce quello di adesso, e quindi l'aspettativa è fino a un certo punto. Quindi questo a livello di vita sociale, a livello di vita familiare che cosa ha comportato? Quali restrizioni o comunque quali limitazioni ha imposto un lavoro del genere? La vita familiare è quella che è, purtroppo ci sono queste turnazioni che ti implicano determinati orari, organizzazioni all'interno della fabbrica, della vita familiare. A casa si deve mangiare un po' prima, a seconda di che distanza è la fabbrica dalla propria casa, diciamo così. Quindi sono cose un po' particolari. Prima eravamo abituati ad avere una vita molto semplice, molto lineare, molto tranquilla dal punto di vista familiare. Adesso con il lavoro di fabbrica, con i turni che si fanno, bisogna organizzarsi, sapersi anche organizzare per avere anche una vita familiare adeguata. Voglio chiederle, si pensa che quando un operaio oltrepassa il cancello della fabbrica venga, se così si può dire, spersonalizzato, cioè viene messo lì alla catena di montaggio e si pensa che stia lì tutte le ore che deve lavorare? È così o in Fiat avete maniera di potervi distrarre o comunque di fare cultura? No, vabbè, io non lavoro in Fiat, faccio parte della realtà dell'indotto, non abbiamo delle vere e proprie catene di montaggio come stanno sulla Fiat, noi sono postazioni fisse e noi una volta che entriamo là
comunque si timbra il cartellino, si va sulla postazione e si lavora le 7 ore e un quarto, cioè ci sono solo le due pause concordate già a livello nazionale, però poi effettivamente le altre 6 ore e 45, le rimanenti, si sta sulla postazione e si fa sempre produzione, cioè alla fine non c'è svago in azienda, no, c'è solo produzione e basta. Mentre in Fiat qualcosa viene fatto? Sì, qualcosa viene fatto, c'è un'attività, Learning Center si chiama, dove c'è la possibilità di fare anche corsi di informatica, di inglese, anche in questo momento hanno fatto anche delle piccole lauree brevi, vengono chiamate, dove ci sono state delle persone che sono riuscite a prendersi anche una laurea breve, però sono riuscite a farlo. Il discorso è un altro, io sono del parere che chi la vuole vivere in un certo modo la fabbrica e chi in un altro, cioè se uno vuole soltanto entrare in fabbrica e timbrare e viverla in quel modo è un altro discorso, cioè dipende sempre dalla persona che cui entra in fabbrica. In quella fabbrica ci sono quasi 6.000 persone, quindi si conosce molta più gente, ci si fanno amicizie diverse di vari paesi, di varie culture, di vari strati anche sociali, e quindi è un discorso anche da fare soggettivo, un discorso soggettivo, dipende dalle persone, le persone che non vogliono conoscere niente dell'amico che sta a fianco, non vogliono sapere nulla di quello della persona che sta a fianco, e persone invece che vogliono anche avere la possibilità di conoscere delle realtà diverse del posto, dal luogo da dove arrivano. Quindi praticamente ognuno si organizza in base alle proprie attitudini caratteriali anche, insomma. Sì. Sì, l'organizza è un po' forte, perché il lavoro è sempre quello, cioè uno deve entrare, deve produrre, deve lavorare, non è che noi andiamo lì e facciamo vita sociale in quella fabbrica, lì la fabbrica è nata per fare le macchine, per la costruzione di quelle benedette macchine che si fanno in quella fabbrica, però il discorso di ampliare, cioè mentre si lavora si fa anche un certo tipo di amicizia oppure di conoscenza delle esigenze diverse dalle proprie, questo è un altro discorso. A proposito dei sindacati, lei ritiene che le rappresentanze appunto dei sindacati facciano proprie le esigenze rimostrate dai lavoratori? Sempre, i sindacati sono apposta là per la tutela dei lavoratori, infatti ultimamente stiamo vivendo questi casi qua, cioè si vede l'articolo 18, le ripercussioni che sta avendo sul fisco, cioè i sindacati in questo caso qua sono uniti, sono unitari, nel senso che nessuno è d'accordo su quello che il governo attuale vuole fare, quindi comunque per quanto riguarda le problematiche dei lavoratori i sindacati siamo sempre pronti a scendere in campo per qualsiasi cosa se ci può essere, dalla cosa più banale magari che si è rotta la maglietta e deve essere cambiata la maglietta a fatti effettivi, reali che si fanno in azienda quando c'è problematica, soprattutto come dicevamo sulle donne, magari hanno più ripercussioni a livello aziendale, perché una mamma di famiglia c'ha dei figli, c'è da pensare al figlio che sta a casa e magari deve fare produzione in quegli attimi là, e quindi quando c'è qualche problema dove si può intervenire è tutto, i sindacati sono subito disponibili in modo da far sì che queste persone possano comunque stare sia fare la vita lavorativa che vita sociale, e quindi cercare comunque di aiutare tutti i lavoratori a sentire meno questo peso, diciamo, lavorativo addosso. Involontariamente mi ha preceduto in una domanda che avrei dovuto farle. Oggi con noi non c'è nessuna rappresentante femminile, però le donne impegnate in Fiat sono tante. Alcune colleghe hanno lamentato questo dualismo che stanno affrontando attualmente. Loro sono donne, madri e operaie. Qual è il problema più sentito? Vabbè, questo mi ricollego a quello che diceva prima l'amico Mario, cioè nel senso che comunque noi qua non eravamo abituati a una vita di fabbrica, cioè questa è una realtà nuova, anche se sono oramai passati quasi 10 anni, però comunque è una realtà nuova per il contesto sociale, quindi diciamo prima le donne, le ragazze, quelle che si sposano oggi erano abituate a stare a casa, a seguire i figli più da vicino, oggi stando al lavoro, avendo un posto di lavoro, purtroppo hanno del tempo in meno da concedere, diciamo, ai ragazzini o allo stesso marito, alla famiglia, via dicendo. Quindi comunque effettivamente nel contesto c'è qualcosa di ideale, cioè che magari le donne hanno comunque qualcosa in meno rispetto agli uomini. Infatti io faccio parte della Valeo, della Cavisud, dove la gran parte della forza operaia è donna. E questo contesto noi lo riscontriamo spesso, soprattutto quando ci sono delle maternità e tutto, purtroppo, è che il tempo a disposizione è diminuito rispetto a prima, e quindi proprio in questo caso qua noi sindacati facciamo in modo che queste persone
soprattutto chi viaggia da lontano, chi, perché c'è gente di Melfi, Lavello, Venosa, vabbè, sono vicine, però c'è gente che viene da Potenza, viene da Matera, queste comunque hanno più problematiche da risolvere per stare a casa, perché magari non sono solo le 8 ore che la ragazza, la donna sta in fabbrica, ma sono anche le 2-3 ore che si affronta di viaggio per venire e per andare, quindi se facciamo un conto, meno male, queste persone diciamo veramente non stanno solo al lavoro 8 ore, ma stanno fuori casa 12-13 ore e poi, come abbiamo visto un po' di tempo fa, basta un po' di neve che la viabilità non è buona e queste persone non stanno più 12 ore fuori di casa, magari ne stanno 14-15 e quindi in questo contesto qua effettivamente una mamma che ha dei bambini piccoli a casa, c'è delle preoccupazioni, che non sa il figlio cosa sta facendo, effettivamente bisogna intervenire soprattutto su queste cose qua, cercare di dare qualcosa in più a queste donne che hanno deciso di lavorare per dare una mano alla famiglia, però anche dare una mano per il sociale, per quanto riguarda la famiglia e via dicendo. Il suo collega ha affrontato il problema della viabilità, è un grosso problema. Molte sono le persone che tendono ad aspettare che i turni Fiat cessino per poter percorrere le strade che collegano Melfi o anche i paesi limitrofi al basso melfese. Che cosa si dovrebbe cambiare? Su cosa si dovrebbe intervenire, per meglio dire? È facile rispondere, si dovrebbe intervenire sulla viabilità che collega la fabbrica con tutti i paesi limitrofi e non. C'è gente che io in fabbrica ci sono degli amici che si fanno addirittura 2 ore di pullman per arrivare in pullman, 1 ora e mezza. Questo che, perché? Perché non è che è molto distante il posto dove abitano dal posto di lavoro, è che la viabilità, le strade che collegano l'indotto e la fabbrica sono quelle che sono, quindi creano enormi disagi per chi, come queste persone, devono prendere di questi pullman e devono venire a lavorare. Miglioramento della viabilità, il discorso è che le istituzioni governative regionali e non dovrebbero intervenire enormemente, dal mio punto di vista, sull'aggiustamento di queste strade, dell'adeguamento, diciamo così, al volume di macchine che dovrebbero poi arrivare in questi luoghi di lavoro. C'è addirittura in questi giorni abbiamo un problema proprio qui a Melfi, sulla Potenza Foggia, dove all'imbocco della strada che porta all'indotto è crollato e si è abbassato un po' il ponte, quindi è stata fermata, è stata bloccata la strada e dovremmo andare a fare un altro giro un po' più lungo per arrivare. E questa è la cosa principale. Se si riesce a trovare una soluzione su questo problema, c'era già un passo molto avanti per trovare la soluzione a piccoli disagi giornalieri. Quanto ha influito il lavoro in Fiat sulle condizioni economiche delle famiglie melfitane o se ne ha notizia di altre realtà? Beh, penso che comunque ci siano i pro e i contro, perché molta gente, grazie a questa fabbrica, comunque ha la possibilità oggi comunque di portare uno stipendio, un salario a casa e quindi anche di organizzarsi un po', diciamo, la vita quotidiana, quindi se vuol mettere su famiglia o comunque deve fare qualche acquisto, anche ragazzi che magari non hanno famiglia ma fanno per i propri divertimenti, hanno bisogno di qualcosa, comunque da un lato ha influito positivamente. Dall'altro lato comunque vediamo tutte le varie difficoltà che si sono create intorno, che comunque con la Fiat sono aumentati anche tanti problemi, sono aumentate tante cose, cioè le spese sono molte più alte. Proprio ad esempio, sempre ricollegandoci alla viabilità, molte persone proprio per evitare le 2-3 ore di pullman, quindi lo stress, preferiscono viaggiare a proprio discapito con l'automobile e quindi si sono aumentate ad esempio spese per quanto riguarda anche la manutenzione delle macchine. Cioè sono tante, ci sono molti pro e molti contro, bisogna vedere singolarmente, caso per caso, cosa è andato a influire.